ci siamo trovate con questa bambina che ha incominciato a selezionare i cibi, a comportamenti strani, a non tornare per l'ora di cena, a tornare sempre dopo per fare in modo di non cenare con noi. Ovviamente noi ci siamo preoccupati molto, ha chiesto delle ragioni, ci siamo informati dal medico, noi abbiamo capito subito che era una cosa molto, non era una cosa semplice, non erano capricci. A quei tempi si parlava poco di anoressia, il medico stesso non ci ha ascoltato abbastanza. Il problema grosso era che la ragazza praticamente sfuggiva a tutte le cure, questo è stato il nostro problema, il nostro dramma più grande. E che cosa abbiamo sofferto? Quello che abbiamo sofferto è stato il fatto che noi facevamo molta fatica a rappresentare questa malattia presso chi ci stava vicino, perché è importante poter rappresentare questa malattia che ci sta vicino. Non è vero che sono i genitori che non vogliono parlarne, questo è un fatto che io, un luogo comune che voglio sfatare. E i genitori che praticamente non riescono a risolvere un problema in qualche maniera diventano squalificati, diventano poco credibili. E questa mancanza di credibilità è stato un nostro dramma che ci ha fatto soffrire molto in famiglia. E purtroppo le cose sono precipitate, a un certo punto anche la mamma si è ammalata e purtroppo non c'è più neanche lei, e 2 anni dopo la figlia era seguita. E questo è stato un dramma della famiglia, per me è stato un momento molto, molto, ovviamente molto destabilizzante, fino a che a un certo punto, dopo 4-5 anni, ho deciso che in qualche maniera bisognava affrontare questo problema. Mio compito era quello di rivalutare il sacrificio di una mamma che ha perso, che si è trovata in questo dramma, ci ha rimesso, è morta praticamente, e il dramma di una figlia che ha sofferto tantissimo e non ha potuto avere forse le giuste attenzioni che meritava di avere. E noi abbiamo pensato che la famiglia, perciò, oltre a subire questo grosso problema dell'attenzione ai figli, che non abbiano a dover almeno subire un altro appesantimento, che è quello di spiegare alla comunità la malattia. La cura ci devono pensare gli specialisti, ci devono pensare chi sa cosa può essere. Io so che cosa ha bisogno di, che cosa ha bisogno la famiglia. C'è bisogno di ritrovare, diciamo, uno spirito di, all'interno, non solo della famiglia, perché anche la famiglia vive in un'altra famiglia più grande che è la società. E in questa società c'è bisogno di ritrovare uno spirito di galantuomini. Noi siamo in una guerra continua, abbiamo un linguaggio che è guerriero. Noi ce l'abbiamo, i genitori contro i professori, noi siamo i professori contro il parroco, e i genitori contro le forze dell'ordine, ce l'hanno sempre con noi, non abbiamo un rapporto di galantuomini con gli altri operatori della società. Ed ovviamente i ragazzi, specialmente più deboli, più sensibili, che hanno bisogno di essere protetti perché non hanno la forza di ribellarsi, e si affidano all'autorevolezza degli adulti, quando vedono che non c'è l'autorevolezza degli adulti si sentono persi. E noi dobbiamo ritrovare l'autorevolezza fra gli adulti.